eccoci qua a parlare della Via degli Dei. La Via degli Dei è un percorso storico-naturalistico che si snoda sull'Appennino tosco-emiliano, partendo da Piazza Maggiore a Bologna per arrivare fino a Piazza Signoria a Firenze. Nulla. Eccoci a San Luca, ragazzi! Durante la programmazione di questo viaggio ci siamo chiesti in quale periodo dell'anno avremmo potuto incontrare le migliori condizioni meteorologiche per riuscire a portare a termine tutto il percorso. Alla fine abbiamo deciso di partire in autunno, perché l'autunno è un periodo dell'anno nel quale non è ancora freddissimo, ma non è più nemmeno caldo come in estate. In miniatura. Yes. Le condizioni meteo avverse incontrate il primo giorno ci hanno costretto a fare delle deviazioni dal tracciato originale, allungando di fatto i chilometri percorsi, tanto è vero che alla fine della giornata avevamo percorso più di 80 km. Nel primo giorno di viaggio, partendo da Bologna, abbiamo toccato i seguenti luoghi: il Santuario della Madonna di San Luca, il Parco della Chiusa, Palazzo Rossi, Vizzano, Badolo, la Riserva Contrafforte Pliocenico, Brento, dove ci siamo fermati a pranzo, Tre Fasci, Monzuno, Monte Galletto, Madonna dei Fornelli, Bruscoli, il Passo della Futa e finalmente la sera siamo giunti a Monte di Fo. Non si può di lì, se si pigliava direttamente, o da qui, se si pigliava direttamente su. Arrivo, ho messo la telecamera! Ti è arrivata? Sei in Toscana allora! È arrivata la Toscana, giù qua! Oh, ma se ti già c'ha la mappa! Quindi questa è la vecchia? La Flaminia? Romane? Romane?
per Ateur. Qui è buono però il terreno, eh! Sì, sì, ma il terreno... Sì, infatti. Ha già un aspetto più toscano. Vai Simo, vai, vai, vai! Via ragazzi, se si perde l'abbrivio ci si ferma. Bon. No, bello sto posto qui. Ciao Lea, ciao Kiro. Seguiteci nel prossimo video, dove vi racconteremo il secondo giorno di viaggio dal Mugello fino a Firenze.